Quasi mai è accaduto che il lago di Campomaggiore in vetta al Partenio si prosciugasse già nel mese di maggio. Ciò che le telecamere dell'osservatorio inquadrano e che è sotto gli occhi di tutti è addirittura più preoccupante nella lettura dei dati della stazione meteo. Rispetto all'ultimo quarantennio, la temperatura media mensile è aumentata di 1,5 gradi. Di pioggia e di neve, in buona sostanza, ne è caduta la metà. E sebbene si ipotizzino inversioni del clima nei prossimi mesi, potremmo essere nell'estate più torrida e asciutta di sempre. Dalla disamina dei dati raccolti presso l'Osservatorio di Montevergine in questi primi 5 mesi del 2020 è emerso senz'altro uno scenario a tinte molto fosche, uno scenario preoccupante sia per quanto concerne gli aspetti legati alle anomalie di temperatura, ma soprattutto probabilmente per quanto riguarda gli aspetti legati agli apporti di precipitazioni, intesi sia come precipitazioni in termini di pioggia, ma anche come apporti di precipitazioni nevose. Volendo scendere in qualche particolare, in questi primi 5 mesi del 2020 abbiamo rilevato un'anomalia di temperatura pari ad 1,5 gradi centigradi, vuol dire che le temperature sono state in media 1,5 gradi più calde del normale, e questo è un dato estremamente rilevante e significativo, mentre per quanto riguarda gli apporti di pioggia e di neve è sostanzialmente caduta la metà della quantità, appunto, di precipitazioni che normalmente interessa il comprensorio montuoso del Partenio nei mesi invernali ed in quelli primaverili. Da questo punto di vista il pensiero va al cambiamento climatico? Beh, senz'altro sì, queste anomalie possono in parte essere sicuramente ascritte al cambiamento climatico che negli ultimi 20 anni ci sta proponendo molto di frequente scenari caratterizzati da temperature molto più calde del normale e da apporti di pioggia molto più ridotti rispetto a quelli appunto tipici delle zone montuose del nostro territorio. Non dobbiamo però dimenticare un aspetto, che il nostro clima è un clima molto variabile. Molto variabile vuol dire che la variabilità interannuale è molto forte, cioè si alternano molto spesso annate caratterizzate da apporti magari di pioggia molto più consistenti di quelli tipici e invece annate caratterizzate da apporti di pioggia invece molto più ridotti. Sicuramente, ecco, però negli ultimi 20 anni probabilmente le anomalie negative, di segno negativo da questo punto di vista, sono sempre più frequenti. Un'annata come quella che abbiamo registrato appunto quindi in questo 2020 ha delle analogie per esempio con quanto accaduto nel 2017, con quanto accaduto magari anche in parte nel 2002 e nel 2007, quindi ecco, non è un caso isolato e questo è un aspetto sicuramente molto preoccupante. Queste anomalie, dottor Capozzi, per il 2020 che cosa lasciano presagire? Allora, se non ci sarà una significativa inversione di tendenza nei prossimi mesi, il 2020 rischia seriamente di candidarsi come anno più caldo e probabilmente più secco di sempre a Montevergine. Ci sono tuttavia dei segnali che riguardano la circolazione atmosferica di grande scala che lasciano comunque presagire probabilmente ad una seconda parte del 2020 un po' più fresca e probabilmente anche più generosa in termini di apporti di pioggia. Però ovviamente si tratta di una tendenza tutta da confermare, che va presa chiaramente con le dovute precauzioni. Di certo, ecco, per quanto riguarda quanto osservato sino adesso, siamo in una situazione che ha davvero pochi precedenti nella storia ultracentenaria dell'osservatorio. Io credo che questi dati debbano in qualche modo, se non sono stati già attenzionati, mettere, come dire, in uno stato di attenzione anche la Protezione Civile. Ma al di là di questo, dal punto di vista del territorio, che impatto possono avere questi dati sull'ecosistema Montevergine, che l'osservatorio e non da oggi rileva, anzi arriviamo a questi dati proprio perché si parte dal 1880, credo, no? Sì, 1884 per la precisione. Beh, sicuramente l'impatto è considerevole. Personalmente, ma ovviamente non è un'opinione personale, è un'opinione che sarebbe condivisa da qualsiasi altra persona che si occupi di questi aspetti
aspetti, diciamo, di natura appunto scientifica. I dati rilevati in montagna, sia per quanto riguarda le temperature, ma anche per quanto, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni, rivestono un'importanza di grandissimo rilievo per la comprensione di determinate appunto dinamiche che riguardano non solo gli aspetti più strettamente meteorologici e climatologici, ma anche ovviamente aspetti di natura ambientale, aspetti che riguardano l'equilibrio degli ecosistemi d'alta quota, aspetti appunto che riguardano ad esempio l'approvvigionamento delle falde acquifere. Io voglio citare un esempio da questo punto di vista: l'Osservatorio di Monte Vergine da qualche mese, attraverso una telecamera ad alta risoluzione ubicata sulle vette del Partenio, sta monitorando, attraverso, ovviamente però in maniera molto qualitativa, attraverso una raccolta di immagini, lo stato del famoso laghetto carsico di Campomaggiore, di Mercogliano. Ecco, quello è un laghetto alimentato da apporti di origine meteorica, intesi sia come apporti di pioggia sia come apporti di neve, e praticamente il lago di Campomaggiore si è estinto quest'anno già nel mese di maggio. Questo rappresenta un elemento estremamente allarmante. Di solito il lago di Campomaggiore tende, come dire, a perdere, diciamo, la riserva d'acqua che lo caratterizza nei mesi estivi. Il fatto che l'abbia persa già nei mesi primaverili, nel cuore della primavera, ecco, rappresenta senz'altro un campanello d'allarme per appunto lo stato di salute delle falde acquifere, ma di conseguenza anche un po' per lo stato di salute degli interi ecosistemi che caratterizzano gli ambienti d'alta montagna. Dottor Capozzi, noi la ringraziamo. Un'ultima domanda voglio farle rispetto all'impiego di telecamere che l'osservatorio fa perché servono per i dati, ci regalano anche dei panorami mozzafiato nelle immagini delle albe e dei tramonti. Ha per caso visto la pantera? Glielo chiedo scherzosamente, ma per capire, parlando di ecosistema, insomma, la notizia di questi giorni riguarda la presenza di un presunto felino. No, per il momento le nostre telecamere non hanno rilevato, come dire, la presenza di fauna, come dire, diciamo, mettiamola così, non particolarmente tipica delle zone montuose del Partenio. Però ecco, in questi giorni abbiamo senz'altro un occhio di riguardo in più per le immagini che ci mostrano le nostre telecamere, quindi vi terremo senz'altro informati qualora dovessimo riscontrare passaggi di animali o anomali, mettiamola. Grazie Dottor Capozzi, grazie, buon lavoro. a voi, arrivederci.